Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su God of War per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua, avevamo visitato la camera di Tyr per recuperare la runa nera e oggi dovevamo tornare in cima alla montagna utilizzando anche il passaggio veloce che c'è all'interno del negozio di Brock. Allora, non so se potenziare. Ehi, guarda un po' chi è di nuovo in forma. L'armatura di Kratos forse mi conviene. Mi pento di ragazzi, possiamo procedere. Ho potenziato Kratos. Allora, apriamo la porta, così non dobbiamo fare un giro incredibile. Ah, però mi dicono di andare qua. Pensavo di dover andare in cima alla montagna. Ok, no problem. Allora dobbiamo arrivare in fondo al ponte. Probabilmente dobbiamo prendere la funicolare. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza, esaudire il desiderio di tua madre è ciò che importa. Ah, guarda Sindri. Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra 2 secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Ma direi di no. Non sto vomitare, non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Cosa fa con st'ingranaggio? Oh, io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Oh, fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa. Che sta succedendo? Chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. Attenzione. D'accordo? Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Sta diventando un po' aggressivo, Atreus, da quando ha scoperto di essere un dio. Ah, devo fermarmi qua? Allora, diamo un'altra occhiata alle armi. Ok, non aveva nessun potenziamento particolare. Che bello! Forse... Eccolo lì. Forse vogliono impedirci di arrivare in cima. Questo me lo ricordo. Da sinistra! Sì, vabbè, ma è pieno di gente. Aia. Allora, lui è da far fuori subito. Solo che mi stanno facendo male entrambi. Sì, vabbè, ma che mira c'ha sto qua? Ok, ragazzi, il lupo l'ho praticamente fatto fuori. E adesso mi manca il gigante, che è una mira infallibile per quanto riguarda le pietre. Mi sa che forse è meglio usare l'ascia. Guardate che roba, io rotolo e lui riesce a prendermi lo stesso. Guardate che roba! Oh, non manca un colpo, È impressionante!
Via, 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 via. Dai, facciamolo fuori. Fallo fuori, Kratos. Ok, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. No, ma il lupo era una roba impressionante. Senza la furia mi sa che non ce l'avrei fatta a eliminarlo. Una volta mi sentivo in colpa da me. Credevano che ci avrebbe fermato. Bene, da che parte? Sindri, ah, Sindri era ancora lì. Aspettate che ho visto una cosa qua in cima. Spero di non essermi sbagliato. Sì, purtroppo mi sono sbagliato. Allora, possiamo finalmente prendere la funicolare. No, il gigante lì non ho capito come caspita faceva. Di nuovo rotta. Sai, inizio a dubitare delle. Ah, dobbiamo fare tutto il giro. Forse Brock aveva ragione. Ah, aspettate un attimo. Finalmente forse possiamo rubare. Cioè, possiamo aprire. Il forziere che c'è qua. Questo sicuramente. Vabbè. Forziere, più che un forziere è un sarcofago. Ok, abbiamo trovato dell'acciaio. Le lame, qua mi servono le lame del caos. Apriamo anche questo sarcofago. E qui abbiamo trovato il sigillo dell'arma. È un incantesimo. Ci tocca fare un giro incredibile adesso per arrivare in cima. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. Si è un po' montato la testa, Atreus. Ma proprio leggermente. E dai. Dai, picchiamoli. Uè, ci hai provato, eh. Comunque è veramente pieno di nemici. Dai, dobbiamo pigliarlo alle spalle. Ok, eliminato. Anche abbastanza facilmente. Qui forse possiamo aprire qualcosa. Perché non la fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che in effetti era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da solo. Procediamo, va. Ok. Mi aspetto che. Eccala. Attenzione. Questi affari qua esplodono. Dietro. Sì, ma non riesco a capire perché mi hanno fatto perdere un sacco di vita sti qua. E non riuscivo a estrarre le lame del caos. Mamma mia quanti ne arrivano. Per fortuna che con le lame del caos ne posso colpire tanti insieme. A
Attento dietro. Questo me lo prendo. Sì, sì, lo so, tanto sono già qua. Mamma mia che strage che faccio. Mamma mia che strage che faccio. Sì, comunque c'è qualcuno che ci sta mettendo i bastoni fra le ruote, eh. Mimir, se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli. Ok, stavolta non c'è nessuno. Basta parlare di Odino e della sua famiglia. E dai. Aspettate. Usiamo queste. Usiamo questo. E ho distrutto anche l'altro. Ancora. Facciamo fuori anche questo. L'ho preso. Ok, li abbiamo eliminati tutti. Voglio aprire questo sarcofago. Altro acciaio. Però più che altro mi piacerebbe recuperare un po' di salute, perché ne abbiamo pochissima. Allora. Ok, il fumo nero l'abbiamo già bloccato. Qui c'è qualcosa. Anche qua. Un po' di vita non guasterebbe, eh. No, argento. Saliamo velocemente in cima. Lì c'è qualcosa da rompere. Immagino che sarà opera di Udin. Mancato. Sì, sì, è sicuramente opera di Odino. Sta cercando di impedirci di raggiungere la cima della montagna. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Sì, però ci ha fatto sudare, eh. Ti ricordo che ci ha fatto sudare. Oh, guarda un po' chi c'è. Thor ha incolpato me. Me. Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. E l'han picchiato ben bene, va. Direi che ha fatto molto di più. Vattene. O ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. Concordo, Kratos. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Non dovevi dirlo. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre.
L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? È diventato abbastanza aggressivo Atreus, però. Va bene, abbiamo ucciso anche il fratello di Magni. Mi sembra che dobbiamo procedere da questa parte. Ok ragazzi, sono andato a prendere questa pietra, così Atreus può leggere, e ci sono dei nemici. Ho anche recuperato un po' di vita, per fortuna. A sinistra! Li vedo. Ok, uno è andato. Attenzione che sparano del veleno, eh. Allora, uno è quasi andato. Eliminato. L'altro qua dietro. Ok, possiamo eliminarlo così. Problema risolto. Ma non penso. Non penso. Vieni qua. Leggimi che cosa c'è scritto qua, va. Allora, Atreus. Ma perché fa di testa sua? Ok, allora attiva quella. Leggi. Vabbè. Quindi? Non ci ha detto niente. Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. All'attacco! Non ancora. Arrivo. Diventato. Oi là. L'ha eliminato da solo, Dai, muori. Ok, una distrutto. È diventato anche abbastanza forte, Atreus. Diciamo che adesso ci dà una bella mano. Oh già, questa stanza, ma dobbiamo salire. Ulferlo. Fa tutto lui, fa tutto Atreus. Attento a sinistra. Attenzione. Ottimo. Uno è andato. Lui lo facciamo fuori così perché ha ancora troppa vita. E l'altro uguale.
con il colpo di grazia. Ottimo. Ho anche riempito la barra della furia. Chissà se becchiamo nuovamente il drago adesso che saliamo su. Ah no, non possiamo salire su perché si è rotto tutto qua. Qui c'è della vita. Bravo Atreus. Hai dimenticato l'addestramento? Oh, parli con me? Pensavo non ti piacesse il mio tono. Allora, forse dobbiamo andare di qua. Sì. Sì, ho beccato la strada giusta. Qui non c'è niente. Lame del caos. Abbiamo illuminato anche tutta la zona. Vieni Atreus. Dobbiamo procedere verso la vetta. Non imparo se non mi segui. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Quante domande, ragazzo? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Forse siamo quasi arrivati, eh. Perché qui, se non sbaglio, è dove abbiamo combattuto il drago e dobbiamo procedere a piedi. Siamo dei, sarà facile. Ehi. Sì, vabbè, ma Atreus, stai calmo, eh. Dietro di te, attento. Aia. Ah, ok. Questo l'ho stordito ben bene. Allora. Ah, l'avevo stordito. Oh, che stress. Dov'è quello volante? Eccolo. Quelli volanti sono i più fastidiosi. Tu mi hai fatto male però. Aspetta. Eliminato. Guarda, la furia degli dei. Allora, andiamo a dare un'occhiata di qua. Neanche uno di questi qui si sveglia, mi sembra strano. I muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Come andiamo? Ah, vabbè. Atreus, vieni.
Ma magari se vieni un po' più avanti. Gli abbiamo fatto parecchio male. Bye bye. Per te è la fine. Allora, no, aspettate un attimo perché stiamo andando troppo avanti. Volevo prima dare un'occhiata in questa zona qua, a quello che c'era. Un po' di vita. Questo è da prendere o da depositare? No, da depositare. Quello da prendere qua. Che succede? Non so se abbiamo sbloccato qualcosa. Vieni qua, Atreus. Dai, buttami giù la catena. Grazie. Voglio vedere cosa c'è qua dietro, eh. Non c'è niente di particolare a parte questa scritta. Che dice? Che cosa dice? Dice non svegliarlo. Fa niente. Abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa male? Eccolo. Lui. Si fa avanti lui. Allora, questi sono da far fuori subito, perché danno molto fastidio. Attento a destra! È parecchio potente, eh. Atreus come lo attacca? O almeno ci prova. Ah, mancato. Eh no, stavolta mi ha preso. Ok ragazzi, gli possiamo dare il colpo di grazia. Perfetto. Ha ancora un po' di vita però, eh. Dai che secondo me gliela possiamo togliere in 4-4-8. Ah, guardalo. Vai. Bye bye. Ok. Allora, aspettate che mi prendo questa. E vado con le lame del caos. Perché così posso colpire tanti nemici insieme. Dai, 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 dai. Non parano mai, non è vero? Ok, ce l'abbiamo fatta. Mi serve questo. Non avevo più vita, eh. Non avevo più vita. Allora, vediamo cosa c'è qua dietro. Una porta da aprire con i venti. Però mi sa che non ce la farò mai a prendere un vento ed arrivare fin qui. Va bene, facciamo che scendere. Ho già fatto fuori un eventuale boss extra. Di qui si va da qualche parte? No, è tutto bloccato. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ma
Mazza che velocità. Andiamo di qua. Sì, sì, arrivo, calmino. Carica! Fermo! Sì, vabbè, ma che ansia, Atreus. Ecco, e mo? Ok ragazzi, ci siamo quasi. Oh, l'abbiamo abbattuto finalmente, mamma mia. Continuate pure a ostacolarci, ve ne pentirete. Ho dovuto usare la furia di Kratos perché sennò ci avremmo messo una vita e mezza. E in più ci avrebbe fatto fuori in 448 con quel raggio laser. Allora adesso no. Raccoglilo. Non posso correre. Volevo liberare questo. Vabbè. Sarcofago. Per vedere cosa c'è dentro. Stiamo trovando parecchia roba, eh. Comunque stiamo trovando parecchia roba. Ok ragazzi, direi che però nel frattempo possiamo terminare questo episodio di God of War qua. Non so quanto sarà durato. Ci stiamo dirigendo in cima alla montagna. Non manca più molto. Mi aspetto una boss fight in cima, perché comunque non penso che ci lasceranno andare a Jotunheim così facilmente. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su God of War. Alla prossima, ragazzi!